E come dice il detto, il gioco è bello se dura poco. Eh sì. Non è così sotto le coperte. E oddio, se stai 3 ore ti rompi anche i maroni. Beh sì, certo. Cioè, oddio, più che ti rompi i maroni, causi dei danni fisici. Fisici notevoli. Beh, insomma, Sampere qua manco la foto si merita. No. Uno, perché non ho neanche visto dove era il cartello del passo. Due, perché non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, e in più cosa sono ste nuvole? Mi sembra più bello da questo lato, eh? Sì. Subito a prima vista. Sì. Cioè, ci sono talmente tanti fiori che non si vede un c***o. Porca miseria. Guarda, qua c'è uno spiazzo, fermiamoci a mangiare. Ok, fermati che arrivo. C'è una macchina davanti. Perché sennò non mangiamo più. E io ho fame. Ok, ti vedo. Moments later. Luna, io sono già pronto e le telecamere sono già accese. Sei ancora senza i guanti e senza lo zaino. Stavo cercando l'elastico. Non è che dobbiamo fare anche benzina. Tu chiudo? Ok. Bene, riprendiamo dopo la pausa cibo. Sono le 4 spaccate. Adesso dobbiamo scendere a Sampere. E poi, una volta arrivati lì, la strada è una sola che porta verso Chianale. Chianale? Chianale. Chianale. E quindi da lì verso il Colle dell'Agnello e verso la Francia. Questo tempo... Sì, non l'ho capito, si è tutto annuvolato. Ma secondo me è solo qua. Speriamo. Porca miseria, che asfalto brutto. Mamma mia. Ma guarda qua. Oh. Cioè, è sempre abbastanza stretta, però almeno un po' più decente. Ah, finito. Come dice il detto, il gioco è bello se dura poco. Eh sì. Non è così sotto le coperte. E oddio, se stai 3 ore ti rompi anche i maroni. Beh sì, certo. Cioè, oddio, più che ti rompi i maroni, causi dei danni... Fisici. Fisici notevoli. Minchia, ma guarda che vengono su veloci, eh! Vanno tutti forte, Luna, cioè, non c'è un dire, è così. Cioè, la verità, ma basta vedere i video di tutti gli altri su YouTube e comunque la gente mediamente va forte. Ma anche io vado forte in macchina, però. Ma dove vai forte tu? In autostrada, dai, che al posto di 130 vai a 140 delle volte. Sì, beh. Ah, che criminale, va a 140 dove ci sono 4 corsie. Aiuto. Dai, Luna, di cosa stiamo parlando? Luna Colombo torna davanti! Vabbè, perché... Comunque sì, il cielo sopra qua, a queste proprio 2 o 3 creste, si è un attimo annebbiato. Però vabbè, comunque sono nuvole bianche, niente di preoccupante. Sono cumulo nembi. Verso dove dobbiamo andare noi, comunque il cielo è azzurro.
Va la signora che cerca gli spinaci, eh. Ma non fai prima andare a comprare al supermercato? Ma quelli che sono il Vadec sono il Vadec parlante. Bello, bello. Però attento. Ui, la miseria. Questo qua è un attentato clamoroso. Minchia, attentato omicidio. Ma io mi stupisco che come vengono giù, come li vediamo che vanno su e che vengono anche giù, come fanno non cadere su quelle robe lì? Cioè, o è gente che è di qua e sa dove c'è sporco. Eh sì, ho capito, ma... Tipo tua Bema, quando io sono caduto. Flashback. Sono arrivato al tornante incriminato. Che ho lasciato giù una bella grattata comunque. Alle vista, all'interno c'è comunque il mare. End of flashback. No, ma ci sciano qua. Ah sì. Occhio. Comunque tutte moto grosse. Sì. Porca miseria, cos'era quello lì? Cos'è successo lì? Allora, diciamo che volevamo fare un tragitto alternativo quest'oggi, però meritava di più quello dello scorso anno come strada, come paesaggio, come tutto. Però vabbè, fare due volte le stesse strade non è che ci garba molto. Cioè, nel senso, nella vita prima o poi dovremmo farle due volte. Però ecco, se ci sono posti che non abbiamo mai visto, tendiamo a privilegiarli rispetto a quelli che abbiamo già visto. Beh, certo. Occhio. Porca miseria, che cratere. Strada da omicidio proprio. Cioè, guardate qua che robe ci sono. Porca miseria. Cioè, devi guardare solo che per terra di fronte alla ruota davanti. Occhio. Cioè, guardate qua che buche nei tornanti. Ma guarda lì. Sì. Mamma mia, che roba, che strada brutta. Adesso i piemontesi ci danno. Stacca tua. Beh, no, stacca tua, ti sei post. Ho capito, ma fans, anche se siete piemontesi, cioè, non è che l'avete asfaltata voi la strada, eh. Non penso neanche siete assessori del comune che non hai soldi per asfaltarla, o della provincia di Cuneo. Ci trattate poco voi, non è che uno se la prende col piemontese o col cunese. Però bisogna riportare i fatti, e i fatti sono che l'asfalto fa cagare. Esatto. Madonna santa, l'ha presa in pieno lui, eh. Hai sentito che botta? Sì. Porca merda. E questo sai perché? Perché gli stai troppo a culo. Se lasciassi lo spazio per vedere per terra. Perché pensavo che ci facesse passare quando arrivavo al rettilineo, invece no. Fai passare me che lo supero. Vieni Luna. Allora ti ho fatto passare, a me no. Io mi sono creato lo spazio e il tempo. Ma non c'è lo spazio. Non c'è lo spazio o hai paura? No, giù, no, non c'è lo spazio. Non mi fa passare. Faccio così, ti dovrà far passare per forza. Ok. Grazie. Prego. Lo superi, ti pianti davanti 10 all'ora, non può fare, o ti viene addosso o frena. Ha deciso di frenare saggiamente per lui. Tipo, vabbè, uno non può arrivarci. Vabbè, scusami, ma Luna ha comprato una multipla, dai. Cioè. Comunque sto a distanza perché mi stai tirando tanti di quei sassi in faccia. Cos'era? Un gabbiano. Oddio. Il gabbiano di montagna. Porca via. Beh, buona. Qua hanno deciso di ricreare un po' tipo l'ambientazione desertica, mettendo giù una sbadigliata di sabbia rossa. Mi ricordava un po' il Sahara dell'Egitto. È un rettilineo, attenzione. Mirabolanti 67 km orari. È scesa la temperatura, 20.7. Bestia. Madonna, che strade merda, che strade merda. No, ti giuro, è uguale a Maniva. Sì, stessa qualità dell'asfalto. Anzi, sarà che è passato un po' di tempo, ma me lo ricordo un po' meno peggio il Maniva. Ah, che male. Sassi, buche. Porca vacca. Va qua, che qualità di strada. Wow.
quanto ci vuole ad arrivare in valle? Ma infatti, cioè, sono troppo lunghe queste strade. Qua quant'è che stiamo guidando in mezzo a sto bosco a schivare le buche? Sì. E bella d'estate e bella d'inverno, ma insomma, zio. Bella d'estate, mica troppo con quell'asfalto lì. Dici che questi hanno già fatto benzina? Penso di sì, boh. Devi fare anche tu il rabocchino? Sì. Boh, spegni tutto. Ciao fans, siamo poco più giù della cima del colle di San Peire. Brutto. Brutto, asfalto bruttissimo. Zero emozioni. Solo da schivare le buche e vabbè, niente. Siamo molto in ritardo, ma ci fermiamo un attimo qua a mangiare perché abbiamo fame e poi ripartiamo.